Ciao ragazze, allora, i rossetti di questa primavera, ok? Allora, abbiamo al numero uno, number one, rossetto di Chanel, ed è questo rosso qui, ed è il numero 60, si chiama New York Red, bellissimissimo. Ok, poi abbiamo al numero 2 questo qui che vi ho fatto vedere nelle ultime review della Sephora, è questo fucsia qui ed è lo 011, ok, è questo lampone fucsia, non so se lo riuscite a vedere. Ok, ve li sto mettendo proprio in ordine di gradimento. Poi abbiamo questo della Kiko, che ho comprato da poco, il numero 37, ed è questo viola, bellissimo. Ok, io spero si vedano. Poi abbiamo questo nude della Max Factor, si chiama Moisture Rich, la collezione, il numero 671. È questo nude, è questo nude qui, antico ed immortale ed intramontabile Chanel, lucido della Chanel, guardate quanto è bello. Ok, questo è abbinato con il rossetto del numero 65. Abbinato al rossetto e alla matita c'è, al rossetto e al lucido c'è la matita Chanel e questa è la numero 03 ed è questo colore qui, questo mattone bordeaux così. Poi abbiamo questo lucido qui della Kiko che si chiama Lip Lac del numero 01 ed è questo lucido qui. Ed è esattamente questo lucido qui. Poi abbiamo questa matita qui, che è una matita che già vi ho fatto vedere, della Deborah, la 198, ed è questo bellissimo color fragola che può stare bene con questo rossetto della Sephora. Poi abbiamo questa matita molto molto bella, color rosa antico, anche questa ve l'ho già fatta vedere, la 205 della Kiko. Poi abbiamo questi tre colori che a me di solito non fanno impazzire, ma vi dirò, mi sono piaciuti. E sono questo rosa qui, che è un rosa appunto così, ed è della Calvin Klein ed è il numero 25, si chiama Pink Calypso. Poi abbiamo questo della collezione Shine Delicieux, il numero 130 de L'Oreal ed è questo carinissimo rosa perlato e last but not least il numero 04 della Pupa Easy Rouge ed è questo bellissimo rosato, sembra quasi un salmone. Ok, questi sono i rossetti che io ho per questa primavera. L'unico poco primaverile a mio avviso è questo qui, però mi piaceva e mi serviva, quindi l'ho comprato uguale. Io spero che questi swatches finiscano presto con queste mani in primo piano, anche perché ho due mani come due palanche, non sono neanche tanto carine da vedere. Spero di stare meglio presto, così vi posso degnare della mia faccia. E non perché non mi voglia far vedere struccata, ma credetemi, non è un bello spettacolo, sto proprio distrutta. Quindi questi sono gli swatches, spero si siano visti bene. Bacioni a tutti, ciao ciao!